Il Lanciano vuole conquistare ancora i primi punti in campionato, mentre il Capistrello punta a bissare. L'unico successo raccolto finora proprio nella sfida di andata allo stadio Biondi, Lanciano Capistrello, Giuseppe Di Pasquale senza Marfisi, propone Imperatrice in avanti sostenuto da Paravati e Di Benedetto con le incursioni costanti di Piccozzi e Lombardi, ed è proprio il Lanciano a partire meglio con Mirko Imperatrice che deposita sul fondo a tu per tu con Federico Fanti. Capistrello senza lo squalificato Paolo Giordani in panchina, siede Andrea Capodacqua, non c'è neanche Cannatelli che ha rimediato un rosso dalla panchina nel finale di gara con l'Angolana, ed è di Emanuele Lombardo la prima chance per il Capistrello con il pallone che attraversa tutta la linea di porta e viene recuperato successivamente dai difensori del Lanciano, quindi l'occasione che potrebbe consentire al Lanciano di sbloccarla con un tocco di mano all'interno dell'area di rigore da parte di Silvestri. Ci sono gli estremi del calcio di rigore per l'arbitro Marco Amatangelo della sezione di Sulmona, si incarica della battuta Giuseppe Paravati che spedisce alto sopra la traversa, quindi per Fanti pericolo scampato, quindi siamo già sull'altro versante. Capistrello che vuole il gol del vantaggio prima dell'intervallo con Paneccasi, un salvataggio sulla linea evita lo 0-1 e Lanciano salvo ma i frentani devono difendersi ancora. Buono lo spunto sulla destra da parte di Daniele Di Girolamo e conclusione che però non crea particolari grattacapi con le immagini di Claudio Senerchia che ci porta nella ripresa con il vantaggio immediato segnato da Di Benedetto dopo un'incursione per vie centrali, il gol dell'1-0 segnato da Marco Di Benedetto che realizza il terzo gol personale in campionato, quindi l'opportunità per il raddoppio immediato con Lombardi a un passo dal 2-0. Il Lanciano risponde però il Capistrello con Cirelli che trova l'opposizione di Vittorio Rossetti, regge il vantaggio del Lanciano. Capistrello che protesta invece dopo il calcio di punizione sferrato da Edoardo De Meis per una presunta irregolarità all'interno dell'area di rigore da parte dei calciatori frentani, ma spinge il Capistrello a caccia del gol del pareggio e lo trova dopo l'incursione di Emanuele Lombardo, il migliore dei suoi, trova la risposta di Vittorio Rossetti che però non può nulla su Federico De Rocis, entrato nella ripresa. Dato statistico, sia Lanciano che Capistrello a questo punto hanno sempre subito almeno un gol a partita in campionato. Adesso la gara è aperta ad ogni risultato con Franchi vicino all'1-2 sul fronte opposto. La risposta con orgoglio di un buonissimo Lanciano con Di Benedetto, ma il finale è rovente con l'espulsione per Giuseppe Di Pasquale per proteste. Il tecnico frentano chiedeva di concedere il vantaggio in ripartenza per la sua squadra e di non fermare il gioco, quindi l'entrata taccia di Fantozzi su Marra che vale il giallo, si scaldano gli animi sia in tribuna che in campo, ma può bastare così, il Capistrello ottiene un altro pareggio, il primo punto conquistato da un Lanciano in costante crescita con determinazione e buone trame di gioco al Biondi. Lanciano 1, Capistrello 1.